Ho avuto molta, ma molta paura, perché quando te sei in balia di criminali non sai cosa ti può succedere. Sono stati attimi di terrore per il signor Piero, rapinato mentre tornava a casa a Fucecchio, in provincia di Firenze, sotto gli occhi di sua moglie. Mi hanno buttato per terra, sono rimasto steso qua, legato mani e piedi e botte. Insistevano, sono stati insistenti, quando io... è lì che ho avuto paura, appunto, ho detto, ma io cosa gli do che non c'ho nulla? Mezz'ora di violenza in cui Piero e sua moglie sono stati sequestrati dai banditi solo per portare via 200 euro che Piero aveva nel portafoglio e un orologio. Erano 4-5, uno più anziano che era il capo e altri giovani. Parlavano italiano per non farsi, però anche in una lingua sicuramente slava. Calci, pedate, però io sono rimasto a quel punto lì, sono rimasto inerme. Mia moglie, più che altro io mi preoccupavo di lei, certo. Infatti è quella che in ospedale ha avuto una prognosi di 22 giorni, 23 giorni con una costola fratturata. A Piero resta un senso di impotenza per non essersi potuto difendere. Perché te puoi prendere tutte le precauzioni possibili, ma di fronte alla rapina non c'è niente da fare.